E vai. Ciao ragazzi, arco autocostruito, fai da te, con doghe di legno. Vediamo come ho fatto. Me ne ero già fatto uno con dei vecchi sci, prendendo spunto un pochino così da quello che ho visto sulla rete. Però ho visto che nessuno se l'era mai costruito con delle doghe di un letto. Allora, non avendo un letto, mi sono recato all'IKEA e ho comprato, ho avuto la fortuna tra l'altro di trovare queste. Non so se si riesce a mettere a fuoco abbastanza, eccoli. All'angolo delle occasioni, per 5,90€, ho trovato queste, tutto un set completo di doghe per il letto. Allora, e mi sono messo a costruirmi degli archi in legno. Dunque, cosa ho fatto? Ne avevo già fatti altri, vi faccio vedere. Allora, c'è questo qui, vedete che forte, vedete, sono tutte le doghe messe insieme, incollate, fissate con delle spine di legno. Poi ho sagommato il legno in modo tale da dargli la forma giusta. Però hanno dei difetti questi archi, perché è un legno che in questo caso tendeva un po' a scollarsi, ma colpa mia che l'ho cartavetrato poco, e quindi tutta la parte diciamo verniciata non fa presa con la colla, e quindi ho dovuto mettere tutto questo spago per tenerlo insieme. Funziona, Poi ne avevo costruito un altro. Ecco qua, vedete? Questo qui l'avevo sagommato un po' di più, però sagomandolo in questa maniera, cioè assottigliandolo verso la fine, era diventato un po' più debolino, mi cede un po' da un lato. Vabbè, comunque adesso vi faccio vedere come costruirò questo qua. Man mano, non so se, dovendo filmare e lavorare, non so se riesco a fare entrambe le cose insieme. Io ho deciso di usare un telefonino per filmare, perché mi viene comodo. Comunque, e poi non ho altro, sinceramente. Allora, questa volta ho fatto 4 strati, ho usato la doga intera, questa qua, una, questa qua, due, tre intere. Qui ce n'è un pezzettino di raccordo segato, un'altra intera qua sopra e un altro pezzettino qui. Adesso le ho incollate, sono state tutto il weekend incollate. Le scoliamo e andiamo avanti a lavorare. In questo momento sto tracciando dei punti, ecco, che poi andrò a forare con il trapano. Vedete? Al centro, qua. Corrispondono un po' dove ci sono tutte le varie sezioni. Allora, trapano a colonna umano. Vediamo un po' se non faccio troppo bordello. Non faccio troppo bordello, va bene. Un po' di spazio, vediamo se riesco a trapanare anche sto bastardo. Allora, qui siamo a 3 strati. Ragazzi, 3 strati. Mossa la camera molto bene. Adesso ho bucato, vedete, tutto l'arco dove mi interessava. Naturalmente sono partito da una punta da 6 fino ad arrivare a una punta da 10,
perché qua c'ho dei tasselli, si chiamano spine in realtà, che si devono infilare qui, vedete? Sto con un po' di colla, io li infilo e quando avranno fatto tenuta li liscerò fino ad ottenere un effetto tipo quello lì, vedete? Ecco, speriamo che basti a tenere tutto insieme. Ecco, adesso la colla è asciugata. Come vedete ho lasciato questi buchi perché vorrei metterci questi bulloni con questi dadi e queste rondelle. Non lo so, boh, magari fanno più tenuta. Adesso devo segare questi qua che sporgono e stuccare questi qua con dello stucco da legno. Penso che utilizzerò questo che ho trovato. Ce l'avevo da tanto tempo, boh. Vabbè, sotto ho già stuccato, adesso devo aspettare che asciughi e poi lo carteggerò. Ecco, adesso dopo aver imbullonato l'arco, vedete? Ecco, abbiamo carteggiato tutte le parti qua dove uscivano le spine, abbiamo tagliato le eccedenze, le abbiamo lisciate. Diciamo che l'arco sostanzialmente è fatto, bisogna solo dargli una forma adesso un pochino più regolare e sperare che non si rompa. Adesso non mi resta che segare via questo cuneo in modo tale da ottenere la scanalatura dove scorrerà poi la freccia. Lo devo solo rifinire un po' bene. E poi sagomeremo l'impugnatura dell'arco. Dopodiché farò le tacche per incoccare la corda. Adesso con il flessibile, purtroppo ho soltanto questo, cercherò di sagomare un pochino l'impugnatura. Ragazzi, guardate che roba che sta venendo fuori. È fighissimo. Mi sto divertendo un casino. L'arco sta diventando proprio bello. Adesso è un bel po' che scartavetro come un pazzo, ma mi sono anche un po' rotto i coglioni, quindi penso che lo vernicerò. Cristo. Molto bene ragazzi, l'arco è bello che è finito, eh? Non è venuto scurissimo come speravo, ma non importa, mi piace lo stesso, è comunque un colore simpatico. La cosa figa è che sono venute fuori tutte le venature, eh? Figo. Adesso proveremo ad incordarlo. Guardate come è venuto bello, eh? Proviamo ad incordare questo coso. Dunque, per prima cosa ci serve la corda, eccola qua, la corda l'ho comprata. Potevo farmela con, che ne so, un cavo dei freni delle bici o qualcosa, ma ho preferito acquistarla. Bisogna metterlo così, passare la gamba sotto, incrociare e fare leva. È duro come... Ok, come fai là? Ecco qua, incordato. Vediamo se funziona! Allora, ricapitoliamo solo un attimino il costo dell'arco. Dunque, come materiali, come legno, abbiamo all'incirca il costo di 1 euro, come doghe. Un 50 centesimi di bulloni e ho speso all'incirca 6 euro di corda. Quindi con 7,50 euro, bene o male, vi siete fatti un arco. Ragazzi, che dire? Dire che funziona.
Io vi ringrazio tutti per aver visto il mio video, mi sono divertito un sacco a costruire quest'arco, spero vi sia piaciuto. Ciao a tutti da Simone e ci vediamo al prossimo video.